Buongiorno, buongiorno. Allora, eccoci ad affrontare di nuovo qualche gioco della settimana enigmistica. Ho pensato oggi al rebus stereoscopico. Il rebus, molti di noi sanno già come funziona, però il stereoscopico, lo stereoscopico è una variante non conosciuta da tutti. Allora, di solito appare nella settimana enigmistica sempre nella prima colonna di pagina 40, rebus stereoscopico, e qualche volta, per esempio nell'ultimo numero no, però qualche volta a pagina 10 c'è una carrellata di rebus, però a pagina 40 c'è sempre. Allora si nota subito una curiosità rispetto ai soliti rebus che già conosciamo, che ci sono due scenette, qualche volta ce ne sono anche di più. Perché? Perché c'è un ragionamento che necessita di più cose, di più considerazioni, di cose che capitano nel tempo. Un rebus che ricordo si risolveva un baronetto col monocolo e necessitava di molte vignette, perché c'era la persona Un, nell'ultima vignetta si vede che si chiama Un, che nella prima vignetta non bara, ci sono altri che barano. Nella seconda non netta, ci sono altre persone che nettano il tavolo. Nella terza non colma un bicchiere, ci sono altre persone. E lui, questo Un, ha colato, si vede con un colino, ha colato un tè, di solito si cola. Ecco, sono tutti verbi al passato remoto, quindi sono scenette che si svolgono prima dell'ultima, dove capiamo che questa persona si chiama Un. Un barò, nettò, colmò. No, colò, è la risposta. È un rebus a domande e risposta, no? Si risolve un baronetto col monocolo. Ecco, vedete, questi verbi al passato remoto necessitano di scenette che succedono prima di questa attuale. In questo rebus, allora, l'autore ha Vitale, il Vate. Ecco, questo Antonio si firma, oltre che Vitale, il suo cognome, anche il Vate, che è l'anagramma. Ci sono parecchi rebus suoi su questa rivista. Allora, questa è la situazione attuale. C'è D, questa persona, I, una ventola, e R, 11 del 12 del 2015, una data, penso. E però le azioni, qui sono tutti statici, le azioni si svolgono al tempo passato. Adesso vedremo se sarà un passato remoto, un imperfetto, o comunque un verbo passato. Allora, lui di nel passato ha premuto off e questa ventola quindi si sarà spenta. Vedete che c'è anche il tasto on, ma lui ha premuto off. E la data che adesso è sul tavolo, ecco, non sarà questo il verbo di stare sul tavolo, ma sarà questo il verbo volare o comunque, sì, beh, volare, non credo che ci siano altri sinonimi per definire. E allora ho già trovato, vedete, 962. Ah, è bello perché anche io leggendo dall'altra parte 926 vedo 926 come si vede da quella parte di là. 926. Allora, io ho già trovato 26 finale perché data, la data volò. E quindi abbiamo che useremo la D, useremo la I, useremo la R. In qualche modo, però, la data volò. Viene fuori da tavolo. È ovvio che bisogna dire che la data vola perché ce la mettono davanti e adesso la fanno vedere che è appoggiata al tavolo. Quindi, da tavolo, c'è qualcosa da tavolo. Allora, qui ci sono tre lettere. Per formare una parola da 9 occorre aggiungere altre 6 lettere per dire che lui ha premuto off e quindi ha spento. Spento a 6 lettere, però il verbo necessita di un ha spento, allora spense. E allora mettendo spense qui in mezzo ho già la soluzione. I, complemento oggetto, spense. Punto e virgola. R data, voilà, dispenser da tavolo. Ok, si può fare anche. Adesso mi è venuto in mente di Spencer. Spencer è uno scrittore, un letterato inglese, però si scrive Spencer. Spencer, non si può fare rebus, no? Però di Spencer, ecco, viene fuori da questa combinazione. Quindi la soluzione è di Spencer da tavolo. Caro Antonio, ho risolto il tuo rebus e adesso mi riposo in pace. Ciao a tutti.